Quest'oggi, come vedete dallo sfondo, siamo su Clash of Clans ancora, ovviamente, perché mi sto concentrando un po' di più su Clash of Clans perché su Minecraft non so ancora bene cosa devo cosa fare, così così. Quindi siamo ancora su Clash of Clans. Come vedete, questa qua è una guerra. Però questa guerra l'abbiamo fatta tipo settimana scorsa, tipo venerdì, non mi ricordo. In questa war c'era anche quell'altro profilo. Ho fatto 2-3, ho fatto 6 stelle. Beh, questa qua è la mia difesa, mi hanno narrato i pecca, dai, i pecca. Vabbè. C'erano due municipi al 9, questo. È un municipio al 9, messo malissimo. E aspettate che si carica. Questo. L'ho attaccato io e ovviamente ho tristellato. Questo quello ho tristellato da solo. Poi il 2 era di un altro mio amico, però ha sbagliato con una pozione. L'ha lanciata per sbaglio e ha fatto una stella, quindi poi stavo attaccando io. Mio cugino si è impossessato del mio tablet e mi ha fatto lui l'attacco e 3 stelle. Io non so se avrei fatto le 3 stelle. Però vabbè. Comunque, come vedete, full draghi. Sono 10 draghi dal 2, senza quello del castello perché non c'era nessuno online al momento. Cioè, dei due che hanno i draghi. E guardate. Io più o meno le so usare le pozioni. E quindi ho fatto 3 stelle, ma a parte che non avevo nemmeno gli Archix, è un municipio 9 messo malissimo. Vabbè, era il 2, veramente le difese erano tipo 2 al 2, 1 al 3. Come ho detto, ho messo una cura perché c'erano dei draghi in difficoltà, perché c'era uno bersagliato della difesa aerea. Poi lì ho messo una furia, così da distruggere la difesa aerea, più in fretta. Infatti il drago quello lì, questo qua, l'ha arata. E niente, 100% easy peasy. Ovviamente l'ansia c'era sempre, perché comunque sempre paura di failare. L'abilità del re, ragazzi, il re è una cosa fighissima. Già al 5 con l'abilità. Aveva una valchiria nel castello che mi ha dato un po' di problemi. Guardate quanta vita. Cioè, gli ha levato un fozzo di vita al re. Però vabbè. Vabbè, alla fine mi hanno sterminato un drago. Ma vabbè, 100% portata a casa, quindi un bel attacco. E poi faccio vedere, vabbè, l'attacco che ha fatto mio cugino col mio profilo. Ecco, non era messo tanto male, ma neanche troppo bene, come municipio all'8. Comunque, mio cugino ha attaccato da questo lato, mi sembra. Sì, da questo lato. Aspettate un po', si è concentrato perché non ha... Ha guardato prima la strategia, si è buttato lì così. Ovviamente lui è un municipio all'8 maxato. Sì, mancano solo le mura. E lui aveva abitato con i draghi al 3. Però per fortuna è riuscito a farmi il 100%. Non mi arrabbiavo con lui. Lui usa la tecnica, lui li mette tutti in un punto i draghi, cioè quelli che gli rimangono. Prima fa un po' di pulizia, poi ne mette tutti in un punto. Io di solito li metto sparsi. Però anche metterli in un punto va bene, non è male. Poi ci sono quattro draghi, poi ce ne sono due con le furie. Io avevo paura che faceva solo 2 stelle perché ho usato tutte le pozioni all'inizio. Cioè, ragazzi, lui puntava alle 2 stelle, non alle 3, mi sa, secondo me. Perché, come vedete, ha usato tutte le pozioni subito. Vabbè, erano rimasti tantissimi draghi, R. Quindi, lo vedete. Ragazzi, ditemi se vi piacciono le war e che ve ne porto altre, ma ne porterò di sicuro qualcuna. Tra poco faremo una war, però io col mio primo profilo non ci sono perché sono tornato nel mio clan. Sono uscito solo per fare questa war. E niente, tra poco inizieremo un'altra war. Io proverò i giganti a 4 perché non li ho ancora provati con questo profilo, ma so che sono forti. E niente,
Speriamo che ci capiti un nemico scarso. Perché non è che siamo molto forti, però ce la potremmo fare. Qua facciamo war. Se lui vuole fare war, sarà tornato da scuola adesso. Io non sono andato perché non stavo neanche tanto bene oggi, però adesso mi sono ripreso. Vediamo di salutare YouTube. Poi ragazzi, io ho questo profilo con XX3 che avevo attaccato questo qua. Però mamma mia ragazzi, avevo distrutto tutto, ho lasciato il municipio con mezza vita, tutte le truppe lì, è finito il tempo. Due, cioè una stella gli ho fatto, poi vabbè, il mio amico l'ha stellato. Vediamo se riesco a trovare. Aspettate. Attacco piroico, è stato il mio il numero 3 perché l'ho tristellato subito. E 20 di guerra. Io ho attaccato il numero 4. Non il 5. 4. Dovrebbe essere questo. Sì, cioè, allora, ragazzi, andiamo veloce. Lui saluta, nel frattempo qua ho prima il mongolfiere, ho sprecato gli arcieri, cioè un po', li ho, a parte li ho portati solo per quello alla fine. Come vedete i giganti, ne ho messi due per far andare via le trappole, poi ho messo una cura per supportarli. Tempo che entravo di soggiorno alla difesa aerea, poi ho messo i guaritori. Aspettate, infatti, adesso. Due guaritori perché sono all'uno, se erano al due anche uno bastava, però sono all'uno e non guariscono chissà quanto. E vabbè, qua intanto le difese facevano il giro. Il tempo, ragazzi, il tempo. Guardate tutte le truppe, no, no, 93%. In quel momento lì stavo per lanciare il telefono. Non potete capire, guarda. Qua non è stato tristellato, vabbè, lo sterminatore doveva tristellarlo in teoria. Doveva. Poi volevo far vedere l'attacco di un mio compagno, l'Elemello, che non era facile il suo di attacco, però due stelle le ha fatte. Lui diceva di non farcela, credeva di non farcela, però ce l'ha fatta. Comunque non era messo tanto male la regina, e non ha neanche dato tanto fastidio perché era l'uno. Però è sempre una regina. Cioè ragazzi, no, guardate che tipo ha messo una mongolfiera, no, tre mongolfiere, ha messo tipo 29 difese, bombe aeree, lo sterminatore, bombe aeree, lì lo stanatore. Poi ha usato subito la cura perché due o tre draghi erano stati colpiti dallo stanatore di mine aeree. Però lui intelligente, io gli ho detto portati due furie e una cura. Sì, mi ha detto e poi si è portato due fulmini e una cura. E poi ragazzi, voi dovete dirmi perché con due fulmini abbattere la torre dell'arciere e non la difesa aerea, almeno provarci. Non la distruggono di sicuro questa qua al 3. Forse sia a 4, ma non lo so. Secondo me se portava le due furie e una cura faceva anche il 100%. Sì. Sì, ragazzi, secondo me faceva il 100% con le due furie e una cura. Però vabbè, niente oramai. Questa war non so se lui vuole partecipare, non si sa. Ovviamente è il Real 3 che gli è morto quasi subito. Però vabbè, la regina è morta subito, proprio l'hanno. Qua, il drago qua non era colpito da nessuna difesa. È arrivato qua, vabbè, è morto. Ma magari neanche con le due cure una furia lo tristellava, però vabbè fa niente. Comunque siamo a 9 minuti di video, ma penso di fare un attacco. Sono le truppe. E qualche attacco bello, vabbè io ho tristellato il 5, vabbè. Questo qua è il mio amico di Duccio, quello che l'altro giorno era a casa mia, ho fatto anche un video, vabbè.
Ragazzi, non è che sia tanto forte questo tipo qua. Ah, vabbè, gli ho donato due mongolfiere al 3, mi pare sono. Mi ricordo, sapete, 3 o 4. Non so, non mi ricordo. Con gli arcieri ha distrutto le due mongolfiere che secondo me erano tipo il 4. Perché, cioè, erano forti. Con gli arcieri al 2, non sono male per il suo livello. Adesso si è fatto il municipio al 4. Mongolfiere devastano nel frattempo il mortaio. Ha smesso i barbari. Ha fatto il 100% ovviamente. Guardate. Mi sono fatto un botto di truppe. 100% si è preso il bonus. Vabbè. Ok, ragazzi, sì, ho le truppe pronte. Quindi facciamo un attacco. Ne trovo uno e ci vediamo. Ok, ragazzi, ne ho trovato uno che non è messo male. Nel senso, col bottino. Mettiamo degli arcieri ai lati, ok. Poi abbiamo dei punti morti. Tipo qua. No, qua. Ok, sì. Sì, anche là. Buono. Poi ragazzi, a me serve soprattutto. Oddio, tutti e due mi servono, quindi. Non avendo le cure. Perché non le ho fatte per questo attacco. Comunque, mettiamo un po' di barbaretti qua. Ragazzi. Tra poco, per fortuna, li ho messi a fare al 4 i barbari, però. Cioè, perché. Adesso non è una cosa inutile. Guardate, stanno morendo subito. Un deposito gliel'ho preso. Un bel poco di cose che hanno qua dentro. Ah, qua dentro. La scatola c'era lì. Lì c'era una trappola scatto. E. Beh, vediamo se riusciamo a prendergli il deposito là. Ok. Una stella è fatta, quindi. In quell'elisir che è quello che mi sta interessando di più perché. Dobbiamo fare war. Mi scuso per i rumori di sottofondo, ma mia madre ha aperto la finestra. Beh, niente, gli ho lasciato 40.000, sono a 600.000 di Elisir. Non gli ho preso niente. Niente, non proprio, però qualcosina gliel'ho preso, dai. Comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate tanti mi piace. Iscrivetevi al canale, condividete il video. Ci vediamo al prossimo. Ci becchiamo ad un prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao.